Elisabetta Canalis, da sempre attiva nella lotta contro il randagismo e paladina dei diritti degli animali, allarga la sua famiglia. Adotta un cane anziano a Los Angeles. Condivide le immagini sul social. Aggiungi un posto a tavola. Scrive sui social, dove pubblica il video dell'arrivo del suo nuovo amico. Lasciami un posticino, replica il fidanzato Georgian Cimpiano scherzoso. Il quattro zampe si unirà, nelle mura domestiche, Anello e Megan, gli altri meticci della 45enne. Charlie, mi hai fregato anche tu come Nello e Megan, scrive Elisabetta. Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance, prosegue la sarda, presentando il cane ai follower. La Canalis svela di aver molto riflettuto prima di adottare il cagnolino. Ci ho pensato. Ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro. Qualcosa di Charlie mi aveva colpito. La sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto, infine conclude. Felice di aver preso una decisione giusta, dando una possibilità di vita dignitosa all'animale. Accolto con affetto pure dalla figlia di Elisabetta, Skyler Eva, 8 anni, avuta dall'ex Brian Perry, da cui ha divorziato il 3 luglio 2023.